can fly. But I want his wings. I can shine. Ha inaugurato venerdì 18 gennaio la mostra di Paul Harbutt Bad Boys al Museo Carlo Bilotti. 80 opere fra dipinti, disegni e una scultura, improntate sulla visualizzazione dei cattivi ragazzi, ripresi dall'artista tra mille giochi pericolosi che costellano tutta l'infanzia e l'adolescenza. Tutte le opere hanno come soggetto il comportamento di bambini e giovani dal passato fino ai nostri giorni, soggetti che infrangono le regole comportamentali. Bad Boys denuncia la condanna sociale, le dure punizioni subite ingiustamente dall'infanzia e dall'adolescenza, sicché l'artista vede la violenza sui bambini come conseguenza diretta dello stress sociale e della povertà, ma riesce comunque a comunicarlo con umorismo ed ironia, elementi da sempre imprescindibili del suo lavoro. La mostra, curata da Achille Bonitoliva, è promossa dall'assessorato alle politiche culturali e centro storico, sovrintendenza e beni culturali di Roma Capitale e resterà aperta al pubblico fino al prossimo 3 marzo. Il background iconografico e culturale è molto stratificante ed estremamente interessante. Le matrici vanno da Bosch a Bruegel, passano per Goya, arrivano fino a Buono, lì si stanno in Rauschenberg. Un misto dunque di un'iconografia che riprende il gioco infantile, il latente sadismo che c'è spesso nel confronto tra i bambini, la vitalità che il gioco esprime e nello stesso tempo sul piano linguistico i procedimenti tecnici che vanno dalla riproduzione delle immagini, dal collage, eccetera, tipici della pop art americana. Un'arte dunque pedagogica, ironica, che ha anche una grande capacità di impatto visivo, di comunicazione. In questo Harbutt è un artista estremamente contemporaneo a noi, in una mentalità per cui l'arte non è solo informazione, ma capacità anche di massaggiare il muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva, di elevazione, di educazione, sviluppare nuovi processi di conoscenza. Allora l'arte contemporanea in questa direzione ha una sua funzione civile e direi anche morale. E qui c'è un ragazzo molto cattivo, così che sembra proprio una gioia di fare questa azione di spingere questa bambina giù sulla scala. È un po' come un cartoon quasi questa cosa. Poi c'è anche questa parte qui del quadro, mi piace molto, sono diffuso queste immagini in fondo e piano piano ti cominci a vedere questo con tutti questi elementi dalla natura, non so come si dice quando ti vedono con il microscopio, non mi ricordo il nome, però tu vedi, più vicino che tu vai al quadro, tu cominci a scoprire tutti questi altri elementi. Poi ogni bambino, o ragazzo che tu vedi in questi quadri, sono stati in carcere di varie epoche, dal tempo vittoriano, queste ragazze qui, dall'anni 50 come queste ragazze qui che ho trovato in America, e forse questo ragazzo era di Polonia, non mi ricordo esattamente. Questo è il studio, il disegno per Authority and Abuse. Quando ho avuto questa idea di fare usare questi capelli, per me era uno simbolo dell'autorità inglese di un certo epoca. Perché questa formalità, questo nero, mi ha fatto pensare delle polizie inglesi nel tempo georgiano, vittoriano, che erano abbastanza pesanti in un certo senso. But from him I never want to part. He's been there since the very start.